È morto Otello Profazio, l'Omero di Calabria, unico cantante folk italiano ad aver venduto oltre 1 milione di copie. Otello Profazio era nato a Rende, aveva 88 anni ed è morto all'ospedale Riuniti di Reggio Calabria, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Premio Tenco e partecipazioni e canzonissima, era originario di Palizzi ed era orgoglioso di essere reggino. La sua arte, autenticamente popolare, era apprezzata in tutta la Calabria e nell'intero meridione. Più volte ospite della trasmissione Radici di Pino Carella, abbiamo voluto ricordarlo in questo modo. C'è un campanile alto, a lume paesi, a lume paesi. E c'è un Cristo in croce, a lume paesi, a lume paesi. A lume paesi accarezza tutti le case basse e bacia gli zappatori senza terra a lume paesi. Lo popolo è convinto a lume paesi, a lume paesi. Un giorno Cristo scende di la croce, un giorno un sacerdote non dice missa, non dice missa, lo sacrestano non suona le campane, c'è un campanile alto. A lume paesi, a lume paesi, e c'è un Cristo in croce, a lume paesi, a lume paesi. Ce la siamo sentita tutta. Preparate il vino perché io devo brindare a questa presenza, mi raccomando Roccella Covera, tu sei pronto, vedo. Vedo che sei pronto. Intanto, la prima cosa che ti chiedo, quanto tempo, prego. Vai. Quanto tempo dava di una bella roccia? Ce la siamo sentita tutta. Ecco. Io, nella sigla, io l'avevo incisa in una certa maniera, c'erano due versi in più. Le genti a lume paesi non hanno pane, paesi, non ci sta oggi, non c'è domani. Non c'è domani. Io questi due versetti li ho eliminati, perché mi sembrano un po' retorici. I versi precedenti già dicono tutto. La gente l'usuria a lume paesi accarezza tutte le case basse e bacia gli zappatori senza terra a lume paesi. Quindi è inutile dire non hanno pane, eccetera, eccetera. Il fatto è che in uno di questi paesi il popolo è convinto, per come vanno le cose, che un giorno Cristo ridiscenderà dalla croce a rievangelizzare il mondo. Perché il suo sacrificio non è bastato.